Noi siamo una stazione meteorologica afferente al Servizio Meteorologico Nazionale, quindi da qui, come tutte le altre stazioni italiane, partono i primi dati che poi servono a diciamo, costituire le previsioni che tutti vediamo in onda nelle televisioni. La struttura storica, perché risale al 1904, e all'interno della quale c'è tutta la strumentazione meteorologica, quindi sono gli operatori che quotidianamente, tutti i giorni dell'anno, ogni ora, fanno i loro rilievi, li mandano al centro nazionale per poi fare le previsioni meteorologiche. Che cosa si fa in questa postazione? In questa postazione noi inseriamo tramite un software dell'aeronautica militare tutti i dati strumentali che abbiamo raccolto nelle varie strumentazioni che abbiamo in dotazione, più gli altri dati che rileviamo a vista soggettivi, quali la visibilità, lo stato del tempo in generale, la nuvolosità e fenomeni in atto. Dopodiché tutte queste osservazioni vengono convogliate nell'unità centrale a Roma, là tramite dei software e altre informazioni satellitari e quant'altro, tramite modelli di previsionistici escono fuori le previsioni. Qui abbiamo allestito una mostra di strumentazione meteorologica che gentilmente ci ha fornito l'Istituto Nautico Caio Duilio di Messina, perché la nostra attualmente è utilizzata e operativa, per cui non può essere spostata dal luogo, diciamo, in cui risiede. Per cui abbiamo pensato di allestire, appunto, di mostrare questa strumentazione che è analoga a quella nostra e quindi utilizza gli stessi principi e le stesse funzionalità. Qui c'è esposto un brogliaccio del 1904 dove gli operatori dell'epoca trascrivevano a penna tutti i dati che rilevavano. Questo luogo si apre per la prima volta alla città di Messina perché in questo 2023 tutta l'aeronautica militare, nell'anno del suo centenario, che ha deciso di aprirsi in modo particolare lungo tutto lo stivale per far conoscere l'essenza della Forza Armata.